Giornata intende auspicare la liberazione, il ritorno di Paolo, ma non soltanto di Paolo. Noi vorremmo pregare, pensare, esprimere solidarietà, vicinanza, affetto a tutti quelli che come Paolo, e sono migliaia, sono stati inghiottiti in queste tenebre angoscianti, per cui ci sono migliaia di famiglie che non sanno i loro cari che fine hanno fatto da anni. Ecco, questa è una delle conseguenze, uno dei prodotti di questo conflitto più insopportabili. Paolo ha scritto un libro, ne ha scritti tanti, ma ha scritto l'ultimo suo libro, speriamo altri ne seguano, Collera e Luce. Ecco, in noi c'è la collera di non aver capito e di non essere stati all'altezza dei suoi avvertimenti, e la luce che deriva dalla sua testimonianza, che promana dalla sua testimonianza. Non dobbiamo abbassare la testa e chinarci agli eventi, dobbiamo cercare di alzarci, reagire e contribuire a una storia diversa.